Allora provo a farvi una direttina al volo. Ottavi di finale si sono già conclusi, ho cercato di farvi un post per farvi vedere un po' a volo le squadre che passano avanti. Questa partita San Martino contro Street Saloon sembra la partita ostica, se la giocano 6-5, vantaggio San Martino per un solo punto. Abbiamo Fabio Bendoni inquadrato adesso nella nostra direttina. Partita molto molto equilibrata. Riccia per il San Martino nella seconda macchina. Andiamo a seguire questo finale così proviamo un po' se funziona anche il collegamento col cellulare. Chiude Fabio, porta a casa un punto, quindi sale a 7 il San Martino. 7-5, ricordo che si passa a 8, c'è ancora la pedana con Riccia. Ottavi di finale, si passa ai quarti. Terminate quasi tutte le partite. Sono ancora tre in piedi, questa, gli Strangers contro il Tappa 90 e laggiù in fondo. Penso che gli Strangers passano avanti. Esatto. Passano gli Strangers quindi ai quarti di finale battendo il Top a 90. Un po'. Dai che siete in diretta, 5 secondi che stiamo seguendo la partita del San Martino. Passati allora ai quarti di finale. Ottimo. Torniamo a dare un'occhiata qua. San Martino in vantaggio 7-5, se non vado errato, con la vittoria di Fabio. Decisivo quindi questo leg. Riccia in chiusura doppio 10. Prova prima freccia. Ah, e chiude il leg decisivo, passa San Martino, quindi è quarti di finale. Partita bella tosta. Andiamo a rompere le balle a Fabio. Partita bella tosta, vi abbiamo seguito. Non facile. Poi appunto c'è stato un incrocio sia di squadre venete che di squadre toscane. Bene, li rivedremo quindi ai quarti. Andiamo a seguire veloce aggiornamento anche qua giù.
Allora, passiamo 5 a 6 per The Avengers. Ok, vi darò qualche aggiornamento dopo, ci sentiamo più avanti.